Buongiorno, anzi buonasera direi, visto l'ora. Allora, aspettate un attimo. Non so mai dove lascio il posacenere. Niente, dopo un po' di tempo ho fatto aggiustare il computer, dovrebbe funzionare bene, immagino. E niente, adesso ero qua che mi stavo vedendo un bellissimo film di qualche anno fa, parecchi anni fa, Quel che le donne vogliono. E mi è venuto questo pensiero, adesso che c'è la pubblicità, ma c'è veramente ancora qualcuno che gli interessa qualcosa di quel che le donne vogliono o pensano? Cioè, voglio dire, io dovrei farmi influenzare da una che dice che lei è meglio di me, e poi, se devo correre 100 metri, gli do un secondo di distacco. Se devo saltare, gli do 2 metri di lunghezza e 30 centimetri, anzi 40 centimetri di altezza. Se ci vediamo su un ring, la sfabbrico di mazzate. Questa presunta superiorità che dicono di avere, da che cosa gli deriva? Solo perché c'è una fica? Ah, beh, che cazzo me ne frega? Se la tengano. Ce l'hanno, se la tengano. L'utero mio lo gestisco io, gestiscitelo te, che cazzo me ne frega? Anche il cazzo è mio, me lo gestisco io. Dov'è il problema? Ora, io non odio le donne, perché non sono una persona portata ad odiare proprio di natura. Diciamo che me ne frego. Me ne frego delle donne, come me ne frego di tutte quelle persone che pensano di essere superiori agli altri solo in merito, non so quale grazia divina li abbia colpiti. Vabbè, questo qua è il primo sfogo di ritorno. Che non se ne abbiano male le donne, però purtroppo è capitato così. Cioè, se avessi visto un film di guerra, probabilmente avrei commentato altre cose, però siccome sto vedendo quel film lì, quello commento. Quello commento e me lo vedo nella realtà. Per cui, care le mie signore, sarete veramente superiori? Perfetto, ve lo concedo, io non ho nessun tipo di problema. Ma non me ne frega proprio veramente un cazzo, né di quel che dite, né di quel che pensate. Ciao!